presa d'atto di individuazione ente capofila del nuovo ambito. Delibera di Consiglio Comunale numero 74 del 31 ottobre 2016. Illustro l'assessore Esilio Chiaretta. Allora, con questa delibera, praticamente questa sera noi proponiamo l'approvazione della convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni in materia sociale. Quindi, di fatti, cos'è accaduto? È accaduto che la Regione Abruzzo, con una propria attività, con una proposta della Giunta regionale, poi recepita dal Consiglio regionale, ha riordinato gli ambiti di attuazione dei servizi sociali, quelli che sono per anni stati organizzati in una certa tipologia, in un certo modo, oggi sono stati rivisti, rivisitati, revisionati e riaccorpati in modo tale da farli combaciare con gli ambiti sanitari, quindi l'ambito sociale riferito ai servizi sociali e assistenziali. La Regione Abruzzo li ha fatti praticamente collimare con gli ambiti sanitari per avere uno stesso bacino di utenza, visto che comunque sono collegati e attinenti questi tipi di attività riferito ai cittadini. Quindi oggi, di fronte a questo nuovo ordinamento e questa riorganizzazione, tutti gli ambiti si sono visti chiamati e tutti i comuni che ne facevano parte a partecipare a questa riorganizzazione. Quindi di fatti si sono sciolti per quello che era l'organizzazione precedente e quindi di fatti adesso si stanno riorganizzando per quello che è l'organizzazione che la regione ha proposto. In tal senso il comune di San Giovanni di Atino, che oggi farà parte dell'ambito sociale numero 9 Val di Foro, è composto, oltre da questo comune, anche dai comuni di Ari, Francavilla al Mare, Miglianico, Riva di Atina, San Giovanni di Atino, quindi noi, Terrovecchia di Atina, Vacri e Villa Magna. Quindi siamo 8 comuni in luogo dei 12 comuni che originariamente facevano parte di questo ambito. Sono stati comuni che sono usciti e sono confluiti in altri ambiti. In questa riorganizzazione noi portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale questa convenzione che la conferenza dei sindaci, cioè dei rappresentanti di ogni comune nella riunione che si è tenuta a Francavilla, ha deciso di riorganizzare l'ambito con delle regole, in una certa organizzazione e con un certo criterio di gestione, che è stato quello della convenzione. La convenzione è una modalità di gestione di un insieme di comuni che abbiamo privilegiato rispetto all'unione dei comuni, che in passato pure ha avuto modo di esprimere sul campo la sua validità giuridica, ma che poi ha fallito clamorosamente perché ha delle formule di gestione diverse laddove crea molte difficoltà ai comuni. Lo stesso comune di San Giovanni di Atino aveva aderito all'unione dei comuni, poi di fatto è uscito e ci sono stati tanti problemi. Quindi oggi si privilegia in tutti i modi le convenzioni, che dà possibilità in un insieme unico attraverso le strutture che poi andrò a dire di organizzarsi per i servizi sociali che ognuno deve dare alla propria collettività con le proprie esigenze nell'ambito di un piano sociale che poi andremo a riapprovare in questo Consiglio Comunale portando a conoscenza di quelle che sono le nostre esigenze. Nella stessa conferenza dei sindaci si è deciso di riaffidare il ruolo di capofila al comune di Francavilla, che in questi anni, quale comune più grande, quale comune più organizzato, è il comune che ha assunto da sempre il ruolo di capofila di questo ambito sociale. Noi oggi, a fronte di una discussione aperta nel quale abbiamo sviscerato anche altre soluzioni, anche altre proposte, poi alla fine si è divenuto certamente nella considerazione di ogni natura di problema che Francavilla fosse il comune più strutturato
strutturato, più organizzato e più nella possibilità di poter avere il ruolo di capofila dell'ambito. Quindi in questo modo noi veniamo in consiglio comunale dopo aver fatto approvare una conferenza dei sindaci questi indirizzi per far sì che ogni comune si doti della delibera che l'ente poi mette a disposizione della struttura per passare successivamente a quella che è la riorganizzazione dei servizi che da qui a breve porteremo in consiglio comunale. E la convenzione che qui sta legata a questa delibera che noi portiamo in approvazione, difatti illustra quelle che sono le finalità e l'oggetto della convenzione, che in linea di massima è quello di gestire i servizi sociali sul territorio, individua il ruolo del capofila, la durata, e poi mette in evidenza quali sono le strutture che poi andranno a gestire effettivamente in modo tecnico, in modo diretto, quelli che sono i servizi nell'ambito. E quindi passiamo a vedere che c'è un gruppo di piano che garantisce all'interno della propria struttura sia le rappresentanze politiche, le rappresentanze tecniche istituzionali, rappresentante la ASL, e questo è un gruppo che praticamente fa da supporto alla conferenza dei sindaci, che dà invece l'indirizzo programmatico e politico delle scelte che si vanno a fare per i servizi da fare. Così come a cascata praticamente poi ci sta l'ufficio di piano, che è anche un'altra struttura che anche ha funzioni direttive, nel quale ci sono i rappresentanti di questo insieme di comuni che lavorano settimanalmente su tutti quelli che sono i progetti, che sono le problematiche, sono gli appalti, sono una serie di attività tecnica diretta che vanno a investire l'ambito nella gestione, nella organizzazione dei servizi sociali che poi bisogna dare ad ogni comune. Quindi noi con l'approvazione di questa convenzione, di questo regolamento, praticamente portiamo poi alla conferenza dei sindaci, quindi al comune di Francavilla, da dove ci si andrà a riunire, l'approvazione del comune di San Giovanni Teatino, che ovviamente farà la sua parte nell'attività che si andrà a svolgere, proponendo, facendo presente quali sono le esigenze del territorio, le esigenze delle attività di tipo sociale che si svolgono su San Giovanni Teatino. Voi sapete che questo è un comune che da sempre ha dato priorità nei propri bilanci alle attività assistenziali, sociali, perché si è caratterizzato oramai da tanti anni e da tante amministrazioni per essere uno dei comuni più sensibili rispetto alle problematiche dei più deboli, delle fasce sociali indifese, di chi ha delle difficoltà. Quindi voi ricorderete tutte le iniziative che fino a pochi giorni fa, da tanti anni, sono state svolte da tutti gli assessori che si sono avvicendati alla gestione di questo settore, perché da sempre è un settore molto sensibile, molto vicino alla cittadinanza, laddove oggi ci sono sempre di più delle criticità, delle problematiche nelle famiglie, nelle fasce sociali deboli, ma soprattutto delle criticità rispetto a famiglie che stentano a far emergere la difficoltà che invece, con la crisi economica che già da diversi anni ha colpito la nostra società, fa sì che c'è un impoverimento forte a livello di redditi e quindi anche di servizi e quindi anche di difficoltà. Quindi la nostra sarà un'attività costante, importante, che ci vedrà impegnati con i nostri tecnici, con il nostro ufficio, all'interno di questo ufficio di piano, all'interno della struttura organizzativa che si andrà a mettere in piedi, e poi da questo momento in poi noi partiamo con la riorganizzazione che ci vedrà da qui a breve anche disquisire su quelle che sono
calare nel territorio, nel nostro territorio, delle tematiche sociali su cui dovremo confrontarci per far sì che possiamo farci portavoce di un pacchetto di servizi e di servizi strutturati per la nostra collettività che possono sicuramente dare alla collettività il senso che non viene meno nemmeno adesso, nonostante le difficoltà di bilancio, nonostante le difficoltà maggiori rispetto a prima gestire il bilancio comunale, quella rete di servizi che sono paracadute oggi ancora per quelle famiglie che tante problematiche e tante difficoltà hanno. Quindi la nostra, come dire, è un impegno, approfitto per farlo questa considerazione rispetto a un atto più che altro tecnico, che vogliamo proseguire nel tempo per far sì che San Giovanni di Latina continui a caratterizzarsi per quella vocazione e per quell'indirizzo amministrativo che da sempre ha avuto, con l'attenzione forte alle fasce deboli, agli indifesi, a chi è in difficoltà, ai bambini, agli anziani e a quelli che sicuramente oggi nella società moderna, in questa società così problematica, hanno più difficoltà di altri. Quindi saremo presenti sul territorio oggi come prima. Quindi oggi quest'atto è un atto dovuto per via della riorganizzazione della regione e non facciamo altro che farci portavoce, interpreti e protagonisti di questo percorso nuovo di tematica sociale che si svolge nella regione Abruzzo. Grazie assessore, interventi. Consigliere Cotrubi, prego. Allora, praticamente sintetizzo che il giorno 3 ottobre c'è stata una riunione dove la conferenza dei sindaci ha stabilito, in base alle direttive della regione, una nuova organizzazione del lato sociale. In questa riunione si sono definite che tipo di convenzione deve essere scelta, l'approvazione della convenzione, è stato individuato il comune di Francavilla come comune capofila, è stato definito e approvato il regolamento. Quindi in linea di massima da qua prendiamo atto, perché se ci fosse stata una discussione precedente, magari avremmo potuto dare delle idee che sarebbero potute essere riportate a quella convenzione, a quell'incontro della conferenza dei sindaci a Francavilla. Ma questa riunione non c'è mai stata. Praticamente noi quindi adesso siamo chiamati ad approvare una sorta di regolamento che nella conferenza dei sindaci è stato approvato, ma noi non abbiamo potuto dire niente. Anche il Movimento 5 Stelle è molto attento alle questioni sociali, anzi parte del sociale è una delle battaglie principali, quindi ci sarebbe stato, avremmo preso con molto interesse la possibilità di partecipare a dare delle indicazioni che magari nella conferenza dei sindaci sarebbero potute emergere, magari coinvolgere altri sindaci, coinvolgere, fare un'azione politica appunto mirando al coinvolgimento di altre persone e magari farla entrare in quelle che adesso sono i regolamenti che noi ci troviamo ad approvare non avendo potuto neanche confrontarci, non avendo potuto dire niente. Quindi, che dire, sono molto perplesso su... Sì, ne posso prendere atto, però come posso dire di essere d'accordo con la linea del regolamento, con quello che avete previsto voi, se non riusciamo ad andare d'accordo sui tre secondi, neanche sui secondi dei semafori? Come possiamo andare d'accordo su quello che avete previsto in un regolamento sociale? Quindi, ma rimango molto perplesso comunque. Altri interventi? Giulia Parrucci. Prego. Sì. Sì, effettivamente siamo chiamati ad una presa d'atto e in particolar modo l'ente capofila distrettuale, quindi che sarà, come abbiamo preso atto, Francavilla, dovrebbe assicurare la regia dei processi istituzionali di competenza dell'ambito stesso. Quindi, in qualità di ECAD, il comune capofila riceve di introita nel proprio bilancio i finanziamenti statali, regionali, di altri enti pubblici, di soggetti privati,
le quote di cofinanziamento a carico degli altri comuni d'ambito, quindi finanziamenti, progetti europei, eccetera, eccetera. Cioè è chiaro che il comune capofila, è chiaro che essere capofila porta sicuramente un vantaggio, sicuramente non economico, ma di ricaduta dei servizi sul territorio, di gestione, di possibilità di gestione dei servizi sul territorio. Perché è vero che ci sono le deleghe, è vero che poi c'è una, come dire, una conferenza dove si gestiscono tutti questi servizi, ma l'ente capofila comunque ha una ricaduta importante, decisionale sul territorio. Quindi ci chiediamo, mi chiedo, perché non è stata presa in considerazione la possibilità di essere noi, come San Giovanni Teatino, capofila di questo interessante progetto, visto che comunque Francavilla porta avanti già questo ruolo da anni. Cioè ci chiediamo, oltre agli oneri, che sicuramente ci saranno, perché organizzare un ufficio di piano, quindi prevedere sicuramente delle risorse umane che devono lavorare, quindi sicuramente oneri ce ne saranno, ma qualche onore, qualche vantaggio necessariamente da parte del comune capofila deve esserci. Quindi ci chiediamo perché non abbiamo preso anche noi in considerazione questa possibilità. Grazie. Altri interventi? Sindaco. Allora, al di là che di questa problematica, come si è detto dall'inizio, è un fatto che nasce dalla giunta regionale che poi è sottoposta al consiglio regionale, quindi se il Movimento 5 Stelle non ha un sindaco nel territorio, ma sicuramente nel consiglio regionale c'è stata un'ampia discussione su questo piano regionale e io ne ho contezza di questo, però è evidente che la gestione dei servizi sociali, così come organizzata, tra l'altro nel concorso ci sta tornando proprio per determinare degli ulteriori tagli che ricadranno sulle casse comunali. Io volevo rispondere a quello che ha detto Giulia, perché la scelta del Comune di Francavilla, il Comune di Francavilla è uno dei comuni più grandi che c'è nell'ambito sociale e sicuramente ha una disponibilità economica nell'ambito del proprio bilancio superiore a quella che è quella del nostro comune e degli altri comuni. E questo perché più delle volte negli anni passati mi sono trovato a discutere con il sindaco di Francavilla sul fatto che molti comuni purtroppo non pagano in tempo o addirittura sono morosi nel pagare le quote relative alla copertura dei servizi dell'ambito, il Comune di Francavilla è costretto col proprio bilancio ad anticipare queste somme. Quindi voi potete capire che cosa significa quando anche nel Comune San Giovanni è successo che noi non abbiamo pagato tre rate a 97.000 euro alla volta, ci siamo trovati per questione di bilancio a contrarre i nostri pagamenti e il Comune di Francavilla ha dovuto sopperire, perché poi gli stipendi li pagano loro, a garantire ai lavoratori che le polemiche su questo, io non se le ricorderà, ci sono sempre state proprio per questo meccanismo, e quindi la scelta di farlo fare a Francavilla è semplicemente per quello che Francavilla rappresenta in termini di garanzie sul pagamento degli stipendi degli operatori che lavorano in tutto l'ambito sociale. Poi è chiaro che con un San Giovanni Teatino, con i servizi sociali, ma anche con la giunta del Consiglio Sociale Comunale, se serve, stabilisce dove dirottare alcuni fondi di questa attività e quindi sceglie quali servizi potenziare e quali quelli da potenziare. Questa volta, cito così, abbiamo ridotto il preposto scuola perché la scuola adesso il sabato è chiuso, quindi è un servizio che serve molto di meno per quello che è servito, ma vedete che i tempi sono diminuiti notevolmente quando l'orario si è allungato, quindi se prima garantivamo la legge di mezz'ora prima e mezz'ora dopo i comuni ve lo fanno, noi la scuola ha coperto di suo questa attività e quindi diciamo che abbiamo risparmiato soldi su quel tipo di attività e li abbiamo dilottati sull'assistenza domiciliare e su altre attività che l'ambito garantisce per tutti i comuni. Quindi era semplicemente per farvi capire questo meccanismo, che è chiaro che il consigliere comunale sfugge perché più delle volte le telefonate sono state dirette e ancora oggi nelle riunioni di discussione dell'ambito molti comuni sono imbarazzati nel partecipare perché non riescono a coprire il costo dei servizi che invece l'ambito garantisce.